Open Days 2012, aperture straordinarie per una Puglia fuori dall'ordinario. Quali novità ci presenta questo Open Days? Allora, Open Days non è un evento, ma è una riorganizzazione complessiva del territorio come destinazione turistica. Quindi una riorganizzazione dei servizi ai turisti, ma anche ai cittadini che hanno voglia e desiderio di scoprire il territorio. Ogni giovedì, ogni venerdì ed ogni sabato fino al 30 settembre e poi durante l'anno per i ponti e le vacanze turisticamente rilevanti, il territorio è complessivamente aperto con tre tematismi diversi: il giovedì l'enogastronomia, cantine e masserie, il venerdì i parchi e le aree protette di Puglia e il sabato chiese, musei e castelli e centri storici di tutto il territorio. Di solito la Puglia è considerata soltanto come vacanze balneari, invece con Open Days si vuole un po' aprire alle bellezze che la Puglia ha. Quest'estate daremo ai turisti del mare la possibilità di scoprire il territorio. La forza della Puglia è l'essere una destinazione che ha prodotti turistici integrati, quindi accanto al mare prodotti turistici che possono offrire ai turisti un'esperienza a 360 gradi. Il turismo può essere il volano dell'economia pugliese e nello specifico del Foggiano? Assolutamente sì, lo abbiamo visto accadere per altri territori d'Europa. Il turismo, soprattutto se è come quello che la Puglia ha scelto per se stessa, un turismo sostenibile, produce economia, ma produce anche apertura su altri settori della vita sociale del paese, apre la cultura alle culture, apre la vita sociale all'accoglienza, ma in termini di PIL sappiamo benissimo che il contributo del turismo in Puglia al PIL è di circa l'8%, dunque è un settore, un'industria economica che va assolutamente incentivata e considerata come tale. Visto il periodo di crisi, c'è da aspettarsi dei cali nelle prenotazioni in Puglia o meno? La crisi che attraversa soprattutto il nostro paese ha degli effetti che sono, diciamo, abbastanza imponderabili, perché vediamo che insomma l'evolversi della situazione economica è ogni giorno assume contorni diversi. In ogni caso tutte le ricerche che non soltanto noi stiamo commissionando e stiamo operando hanno, per esempio il Confcommercio piuttosto che Confesercenti a livello nazionale, hanno monitorato le intenzioni di viaggio degli italiani e proprio in questi giorni ne sono usciti gli esiti. Gli italiani, a causa della crisi economica, sceglieranno sempre di più destinazioni italiane per quest'estate e tra queste la Puglia è in testa ai desideri di viaggio degli italiani. Open Days, un progetto per la valorizzazione turistica. Sì, è un progetto che si rinnova quest'anno certamente in modo molto più ampio. Già negli scorsi anni con le APT si era iniziato a lavorare con città aperte. Quest'anno si chiama Open Days, sotto questo profilo è una novità, ma è una cosa importante perché il turismo in Puglia, in Capitanate in modo particolare, non è soltanto un turismo balneare, è un turismo molto più completo, molto più complesso. Perché al mare possono essere accompagnate tante altre forme di turismo e basta guardare la promozione che se ne fa, il turismo enogastronomico, con visite in masserie didattiche, con convivi che consentono di conoscere i nostri prodotti enogastronomici, i migliori prodotti enogastronomici, con visite nel Parco Nazionale, quindi l'ambiente, la natura e i Monti dei Monti Dauni, e poi con un turismo culturale, quindi questi alcuni luoghi importantissimi, penso a castelli, cattedrali, musei, che rimarranno aperti durante il periodo estivo per consentire anche una conoscenza sotto il profilo culturale della nostra terra di Capitanata. Il turismo può fare da volano all'economia della Puglia e soprattutto del Foggiano?
Io ne sono assolutamente convinta, ho sempre detto che lo sviluppo di un territorio deve partire dall'analisi del territorio. La nostra provincia può sotto il profilo ambientale dare moltissimo, sotto il profilo ambientale e per quanto riguarda l'agricoltura, la nostra è una terra a vocazione agricola, e per quanto riguarda il turismo, cultura, turismo insieme possono rappresentare un volano importante, come diceva lei, per l'economia del nostro territorio. La nostra provincia non può essere una provincia industriale come la si è pensata negli anni 70, per esempio. È stata un'idea purtroppo sbagliata della quale oggi paghiamo le conseguenze. Noi dobbiamo guardare a quello che abbiamo, al nostro territorio, così come ce l'hanno lasciato i nostri nonni, i nostri antenati, come ce l'ha dato Dio. Partendo da lì io credo che sia possibile uno sviluppo economico di tipo diverso, ma uno sviluppo economico che vedo che comincia a dare i suoi frutti. Ho detto alcune volte che la nostra terra non è... è stata scelta dai turisti, quindi un po' alla volta ha cominciato a lavorare nel settore del turismo, non si è proposta come una meta turistica, quindi i nostri operatori hanno cominciato a lavorare, migliorano sempre di più. Oggi abbiamo una classe di giovani imprenditori molto, molto preparata, che sta rinnovando e proponendo qualcosa di meglio e di, sia sotto il profilo della qualità che della quantità dell'offerta turistica.